Ci sono tante declinazioni di arte e quella legata alla cultura del vino è sempre più raffinata e apprezzata, tanto che la prima edizione di Etna Torre Wine, la manifestazione dedicata al vino dell'Etna e ai prodotti locali, svoltasi a Riposto nella frazione di Torre Archirafi nelle scorse settimane, è stata un vero successo. La Tre Giorni, dedicata alle eccellenze dell'enogastronomia, organizzata da Conftorre, Agriturist Sicilia e Proloco di Riposto, col patrocinio del Comune di Riposto in collaborazione con Strada del Vino e dei Sapori dell'Etna e ONAV Catania, si è aperta con i laboratori dedicati all'olio e al vino. Sono stati Biagio Pulvirenti del Consorzio di Tutela dell'Olio Extravergine di Oliva DOP Monte Etna e l'agronomo Ercole Aloe ad illustrare i processi di produzione, le differenze tra gli oli presenti sul mercato e le caratteristiche dell'olio dell'Etna. L'Associazione Italiana Sommelier ha curato una degustazione di vini etnei, presenti anche le foglie da tè, specialità tipica di Zafferana Etnea, ed altri prodotti locali. Anche l'appuntamento dedicato a vini e birre artigianali è stato particolarmente apprezzato dai visitatori. A presiedere l'evento il docente Giuseppe Perretti, direttore del Centro di Ricerca per l'Eccellenza della Birra dell'Università degli Studi di Perugia. L'eccellente degustazione guidata di vini Marsala DOC, curata dai maestri assaggiatori dell'ONAV di Trapani e condotta da Nicola Trapani ed Ercole Alagna, docenti della Scuola Enologica di Marsala, è stata degno finale della seconda giornata di Etna Torre Wine. Il Marsala è un grandissimo vino, uno dei migliori vini che esistono non solo in Italia ma anche nel mondo. Solo per poche persone lo conoscono perché non hanno degustato sotto la guida anche di chi sa descriverne i particolari e le caratteristiche e le varie tipologie, ma principalmente le occasioni in cui servirlo e degustarlo. Molto spesso si commettono dei grandi errori come quello di presentare una cassata siciliana di cui molti di noi sono orgogliosi e di mettere certamente il migliore Marsala, il Marsala Vergine, ma c'è un contrasto assurdo perché il Marsala Vergine è secco e la cassata è molto dolce, per cui un abbinamento del genere significa danneggiare sia la cassata che il Marsala. Poi praticamente ci sono forse troppe tipologie di Marsala, per cui praticamente molto spesso non si sa scegliere quello opportuno per gli abbinamenti a tavola e fuori tavola. Sono certo che un approfondimento su queste conoscenze sarebbe necessario e una maggiore diffusione della cultura del Marsala con le sue tradizioni, perché non sono frutto solo dell'opera dell'uomo, ma anche della natura, perché ci vogliono particolari condizioni per produrre un Marsala. Marsala poi è un grande vino perché? Perché ha una sua storia, va bene, alla gente piace degustare ma ricordarsi della storia. La storia che risale a tanti secoli fa e praticamente ad uomini come John Woodhouse, Beniamino Ingram, i Florio, i quali hanno saputo dare un'impronta di grande valore a questo vino sia dal punto commerciale ma anche dal punto di vista, diciamo, della cultura del vino. Va bene, loro hanno portato il vino Marsala in tutto il mondo, facendolo conoscere e facendolo apprezzare. E questo è un esempio che noi dovremmo seguire, perché i limiti oggi dei nostri confini sono molto più ampi. Giuseppe Strano, presidente di Agriturist Sicilia, ha fatto ai nostri microfoni un bilancio di metà percorso. È un'esperienza nuova che stiamo facendo qua a Torre, siamo un insieme di associazioni che grazie al Comune stiamo organizzando questo evento. Oggi è la seconda puntata, c'è una buona partecipazione del pubblico, una cosa interessante è che tanta gente ha chiamato per informarsi e per prenotare. E quindi questa è un'attività che noi come associazione del mercato del contadino, Agriturist, Conftor, ONAV e altre strutture che aderiscono a questa idea si stanno impegnando per promuovere i prodotti made in Sicily, anche, soprattutto per farli conoscere anche alla realtà locale.
Voi nello specifico quale aspetto avete curato? Noi nello specifico abbiamo curato, ripeto, una rete di persone di diverse associazioni, quindi ci siamo messi d'accordo per chiamare le diverse aziende per pubblicizzarle, quindi è un'esperienza che vogliamo far crescere. La nostra intenzione è riuscire a organizzare un evento per stagione, quindi riscoprire i prodotti stagionali, quindi già in programmazione un altro evento che faremo sicuramente nel settembre-ottobre con i prodotti dell'autunno. La strada del vino dell'Etna si sta impegnando in varie iniziative, quella di questa serata e della prossima serata, Etna Torre Wine, strada del vino dell'Etna, cerca di promuovere i produttori di vino dell'Etna per far conoscere le eccellenze sia alla gente del luogo che ai turisti che frequentano questo borgo marinaro. Ma abbiamo tanta carne sul fuoco quest'anno, come al solito saremo presenti alla Vinimilo e lì avremo tantissime cantine in degustazione e ci sarà anche un workshop il 28 di agosto in cui faremo il lancio di Crossing Etna, un progetto che sarà implementato nel mese di novembre in cui porteremo dei tour operator stranieri e dei giornalisti stranieri sull'Etna per far conoscere il territorio, per far conoscere le cantine, l'accoglienza e tutte le particolarità che il nostro bel vulcano ci offre. Sicuramente il vino è protagonista perché le aziende stanno investendo molto in eccellenza, l'Etna sta vivendo davvero un momento magico e questo momento deve essere assolutamente colto da tutti i produttori, gli imprenditori e dalla gente del luogo per investire in professionalità e in accoglienza, per fare in modo anche di destagionalizzare soprattutto il turismo del territorio, perché il nostro clima ci permette di avere un turismo tutto l'anno. La serata finale si è invece aperta con un laboratorio del gusto dedicato ai formaggi dell'Etna e dei Nebrodi all'abbinamento con i mieli locali e il vino Zibibbo. A guidare la degustazione l'agronomo Giovanni Vitale dell'Associazione Provinciale Apicoltori Catanesi. A seguire, Passione Sicilia ha presentato la guida Agriturismo e Turismo Rurale in Sicilia 2019-2020, realizzata in collaborazione con Agritourist Sicilia. E infine, spazio al vitigno Grillo con una degustazione guidata dai maestri assaggiatori dell'ONAV di Trapani con gli enologi Ercole Alagna e Nicola Trapani. Protagonista del gran finale di una manifestazione che ha registrato una copiosa affluenza di pubblico è stata una degustazione di spumanti dell'Etna a cura di produttori, enologi e maestri assaggiatori dell'ONAV. L'ONAV non è l'organizzatore, ma vado a supporto tecnico insieme alla Storia del Vino, organizza invece Confutore, che è questa associazione di ristorantini che sono al centro di Torre Archilafi, non faccio i nomi, però sono dei ristorantini interessanti e soprattutto questi cinque giovani che hanno creduto in questo evento, hanno creduto in noi come ONAV, la Storia del Vino, da agrituristi, e insieme abbiamo fatto squadra per creare un evento che durerà nel tempo per presentare il nostro territorio e i vini del nostro territorio. Quest'anno anche abbiamo abbracciato la zona del Marsalese e abbiamo fatto oggi una degustazione appunto di Grillo, che è un prodotto tipico del Marsalese, più ieri una serata sui vini Marsala, e adesso finiremo con gli spumanti dell'Etna e del Marsalese a base di Grillo. Sicuramente è un laboratorio di gusto importante, è stato preceduto alle 19 da una degustazione di vini formaggi dell'Etna e siciliani. Ieri c'è stata una bellissima degustazione di vini bianchi rosati dell'Etna e vi assicuro che abbiamo veramente passato una tre giorni interessante. Ci sono fuori tanti produttori di formaggio, di vini, di birre artigianali, di conserve, che stanno animando l'estate di Torre Archilafi, stanno offrendo a questi consumatori, a queste
turisti che vengono a Torre tutte le sere una formazione nella qualità dei prodotti alimentari. L'idea di questa Etila Torre Wine 2019 parte dal desiderio dei ristoranti di Torre Achilafi di alzare il loro livello di proposizione come offerta del prodotto tipico dell'Etna. Abbiamo fatto una carta dei vini dell'Etna, una carta dei formaggi dell'Etna, abbiamo coinvolto tutte le aziende che fanno i mercati contadini con Agrituristi, con la strada del vino, con la provincia. Abbiamo avuto ospite qui il dottore Iacono, Francesco Iacono, enologo, direttore nazionale dell'ONAV, il professor Nicola Trapani, che è un grandissimo docente di viticoltura e tecnologia, produttore di vini della provincia di Trapani, che ci ha guidato alla degustazione sia del Grillo sia del Marsala ieri sera, e veramente con una platea piena. Pensate, il 33 posto a sedere c'erano anche gli strabondini, siamo arrivati a 50 persone, non c'era più posto, abbiamo dovuto mandare via tante persone interessate. E io dico, come prima edizione veramente abbiamo raggiunto l'obiettivo, si può fare di più, ma un ruolo importante hanno avuto anche i giovani. Abbiamo avuto qui non solo il Consiglio Provinciale dell'ONU, i nostri assaggiatori, i maestri assaggiatori, gli esperti, ma la Scuola Agraria di Giare, questi giovani che seguono questo progetto di alternato scuola-lavoro in bioviticoltura, enologia e agro-enoturismo, che hanno veramente fatto il servizio vini, raccogliendo veramente tanti consensi dai visitatori. Fare squadra è importante, presentare una piattaforma dei prodotti tipici che presenta il territorio è importantissimo. E Torre Wine 2019 fino ad ora sembra, da quello che sentiamo dai nostri ospiti che si accingono a fare l'ultima degustazione degli spumanti, hanno gradito e stanno gradendo, e anche qui abbiamo la lista d'attesa per riempire la sala, la vedo già piena.